a Tale Quale Show Sanremo con Senza Pietà, Anna Oxa. Dov'è la bimba? Carlo. Dov'è la bimba? Dov'è la bimba? Non so. Guarda, eccola lì. No, posso andare? Vai. È la prima volta che viene in televisione. È la prima volta. Allora, sentiamo il parere. Com'è stata la mamma? Sempre bravissima, detto. Amore, va. Scusate, ma il mio primo giudice è lei, ragazzi. Allora, appunto. Scusate. Sentiamo. Grazie. I nostri giudici invece. Che emozione. Voglio iniziare, scusate, da Maggi, guarda, voglio iniziare da Maggi. Buonasera. Ciao. Allora, Ciao. Anna Oxa, a mio avviso, è una delle voci più belle che noi abbiamo in Italia. La più moderna in assoluto di tutte, non me ne vogliono naturalmente le altre. Quando canta? Offendo. Ormai, sono abituato. No, vi dovete offendere, perché è di una modernità veramente straordinaria. Mi piacerebbe che lei ritornasse a cantare questo genere di canzoni, perché quando canta Anna Oxa veramente c'è qualcosa di forte, perché trasmette moltissimo, come del resto anche questa canzone, che trovo che sia bellissima. Lei quando canta, cara ragazza, quando canta spacca le pietre. Tu stasera mi hai spaccato i timpani. Ecco. Iva. Mi dispiace, io amo Malgioglio, ma non sono d'accordo. Ti dissocio. No, mi dissocio. È giusto che ti devi dissociare. È giusto, sì. Adesso racconterò il tuo flirt con Richard Burton dopo. Di questa cosa. Ha avuto una storia d'amore con Richard Burton. Adesso lo racconterò. Vai, tu con Elton John. No, non è il mio tipo.
Oh, mio Dio. Ma ragazzi, ma che lo dico, lo dico a tutti. Siamo stati a cena una volta con Elton John. C'era anche lei. No, siamo stati a cena una sera con Elton John e c'era anche io. Sentiamo il parere. Lo sai quei due amici? Lo sai, no? Che uno dice, aspetta un momento. Un amico dice, senti... No, raccontare barzellette. Ma non è la barzelletta. Dice, gli dice al suo amico, senti, ma se io vado a letto con tua moglie, voi... Attenta, voi, Iva. Stai zitto. Siamo, poi siamo parenti? E l'altro fa, no, siamo pari. Allora, veniamo a noi. Fine. Ragazza, guarda, fisicamente, guarda il viso. Sembra Anna Ox, hai cantato da spaccare. Non come dicevi, come sei bugiarda, figlia mia, guarda. Ma scusa, ma ognuno ha il suo parere, no? Ma pensa a te. Ha una voce straordinaria. Lei canta bene, è straordinaria lei. La Salemi canta bene, ma non con questa imitazione, con la sua voce. Guarda, per me tale quale Sanremo, tale quale show, insomma sei tale quale. Loretta. Bravissima Silvia. Guarda, temevo tantissimo la parte alta, perché lei ha questa... Ho detto, madonna, mi sa che... La barzelletta. Invece, alla grande... La temevo anch'io, la temo ancora, no, ma qui ci si mette in gioco, dai. Allora, non temere, non temere per niente. Hai una figlia che ti somiglia tantissimo. Infatti temevo anche lei, nel senso adesso arriva il quinto giudice dopo a casa, quindi non vi dico. Cuore di mamma. Bravissima. Giorgio, per chiudere. Grazie Loretta, grazie. Per chiudere, che dobbiamo dire per chiudere, Carlo? Io sto pensando al mio amico... Conticini che sta per arrivare ora per ultimo e... Aspetta! Ho capito, no, però... Proprio come sì, ultimo, anche per te, tutta strada. Io non so... Tu sai chi Valeriello, è il primo, c'è poco. No, che dici? È andata bene. È andata benissimo, no, ma è andata benissimo. Come si fa ora noi? Vai, accomodati pure, una curiosità. Mi hanno detto che quando hai partecipato a Sanremo con A Casa di Luca, presentava Mike Buongiorno. Mike Buongiorno. E la prima sera disse... A Casa di Lucia. Sì, è vero. Dice a casa. E allora, mi ha portato bene. A casa di Lucia. Grazie, si accomodi. Grazie.